Humpty-dum. Buonasera amici sportivi di Caffè TV 24, altro appuntamento con Dilettanti in Gioco. Questa sera sarà una puntata decisamente anomala, un po' diversa dalle solite, comunque parleremo in ogni caso di questo meraviglioso mondo che è il mondo del calcio dei dilettanti. Beh, io vado subito a presentarvi Gianpietro Piccoli. Ciao Gianpiero! Oh, ciao Agostino, un saluto a tutti i nostri amici sportivi in ascolto, ma lascio lo spazio Agostino, perché è una puntata un po' particolare e speciale. Agostino, i nostri ospiti eccezionali. Bene, grazie Gianpiero, grazie Gianpiero. Ci saranno tre parti, la prima parte, la seconda e la terza. Non abbiate paura che noi parleremo anche dei pronostici, faremo i pronostici per domenica prossima, lo faremo solamente durante la terza parte. Molte le immagini questa sera che dobbiamo farvi vedere, momenti importanti che le società in questo momento, prima del Santo Natale, si ritrovano molto spesso, quasi tutte, e noi avremo già qualche immagine che sicuramente vi farà piacere. Io vado subito a presentarvi gli ospiti. Qualcuno avrà già letto che avremo il piacere di avere in studio questa sera a Caffè TV 24 una rappresentanza dei componenti, alcuni componenti del direttivo della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti del Veneto, presieduta dal presidente Giuseppe Ruzza. Grazie presidente per essere venuto con noi questa sera agli studi di Caffè TV 24, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. E vado a salutare in rapida successione il vicepresidente vicario Florio Zanon. Buonasera. Grazie anche grazie. A Florio Zanon per la sua presenza. E non per ultimo, Cecconello Francesco non Buonasera. Fa parte del direttivo, ma mi pare aver capito che potrebbe essere uno dei prossimi consiglieri. Potrebbe essere, perché dico bene Francesco? Esatto. Io ho avuto il piacere di conoscere Francesco ancora tanti e tanti anni fa, quando, non so, fai ancora parte della Piovese Calcio? Sono sempre segretario. Sempre della segretario della Piovese Calcio. Beh, dopo ti conosceremo un pochino più da vicino, ecco. Io mi permetto, vista l'amicizia che ci lega da tanti anni, certo. Francesco, è vero? Bene, mi fa piacere e io partirei subito. Un saluto veloce e dopo arrivo col presidente, col vicepresidente vicario e anche con Francesco. Beh, il primo saluto va alla zia Nandina del deserto di Este. Non sta molto bene, auguri di pronta guarigione, ma sono sicuro si rimetterà quanto prima, perché è tenace, è bella tosta, eh. Auguri a zia Nandina, allora, di pronta guarigione. C'è il notiziario che noi non possiamo tralasciare, è vero Giampiero? È vero Agostino. E so che tu ci tieni specialmente quando sì, parlo. E ho scoperto che a Este c'è un deserto, dai. Bene, bene, vai, allora, vai, notiziario Agostino. Di oggi, in questi giorni la Chiesa ricorda i santi Caterina, che non è quella da Siena, è quella no. di Alessandria, Maurino, Leonardo, Giacomo, Alberione e San Bellino, patrono di Rovigo. Poi il proverbio di oggi: un nemico è troppo e 100 amici non bastano. Fra le varie, tu Giampiero ti nascondi quando parlo. Sì, no, perché mi metti sempre un po' in difficoltà. In imbarazzo, lo so. Allora, oggi giornata contro la violenza sulle donne, qui lo sappiamo tutti, è vero? Sì. Sì. È giusto menzionare, potremmo stare qui, ma non vogliamo dilungarci più di tanto. Volevamo solo ricordarlo. Io parto subito col presidente. Presidente Beppi Ruzza, Beppi per tutti, perché so io chiamo, ma signor Giuseppe, signor Ruzza, no, Agostino, io sono Beppi per tutti. A lei presidente. Mai mi conoscono così e sono contento. No, in merito alla giornata delle donne, proprio sul comunicato ufficiale nostro, oggi abbiamo riportato un pensiero che a me è piaciuto molto del presidente della divisione calcio femminile, Sandro Morgana, e ci fa piacere perché il Comitato Regionale Veneto è sempre attento a queste situazioni. No, io vi ringrazio perché
il titolo proprio anche della trasmissione, Dilettanti in gioco, proprio è perfetto. Calza a pennello. Per noi è perfetto, quindi noi siamo dilettanti e siamo orgogliosi di essere dilettanti. Non abbiamo nulla però da invidiare ai professionisti, certo, sotto tanti punti di vista. Ecco, durante questa prima mezz'ora io vorrei parlare un pochino dei personaggi che ho in studio, ovviamente conoscere più da vicino, e però volevo anche fare qualche domandina particolare ai tre ospiti che abbiamo in studio, perché ricordiamo che a breve ci saranno le elezioni del nuovo direttivo del Comitato Regionale Veneto della FIGC. Dico bene, Presidente? Benissimo. Allora, andiamo con ordine. Vogliamo spiegarlo ai nostri amici telespettatori che ci seguono da casa, e mi auguro siano, sono tanti, di solito mi auguro siano ancora di più questa sera, vista la ghiotta occasione che abbiamo di ospitare il direttivo della FIGC Veneto. Presidente, quando si svolgeranno queste votazioni? Per quelle poche persone che non lo sapessero, dove, le modalità, come avvengono queste elezioni? Allora, si svolgeranno sabato 3 dicembre, quindi sabato prossimo, presso sempre l'Hotel Rousseau di Mestre e San Giuliano, che ormai le società conoscono perché per comodità anche di conoscenza appunto lo facciamo sempre là. Sarà alle 8 in prima convocazione e alle 10 in seconda convocazione. Ecco, la raccomandazione è di presentarsi presto per la verifica poteri, con le deleghe che hanno ricevuto e soprattutto con il cartoncino, col codice proprio. Perché se loro sono a posto con la fotocopia del documento, noi agevoliamo i tempi, insomma, nel senso che la protesta è sempre quella: non dilungatevi tanto, perché il pomeriggio abbiamo gli juniores, gli esordienti, i pulcini. Faremo il possibile. Un bel programma. Quest'anno abbiamo la possibilità di allargare anche le postazioni, perché quest'anno per la prima volta abbiamo anche quasi tutti i dipendenti, i neodipendenti delle delegazioni che vengono a darci una mano, quindi allarghiamo le postazioni per la verifica poteri. Allora, Presidente, quante sono le società, chi ha diritto di voto? E come, so che ci sono alcune schede di colore diverso, dico bene? Sì. Lo spieghiamo ai telespettatori. Volentieri. Allora, le società aventi diritto di voto sono 740, fra calcio a 11, calcio a 5 e calcio femminile. Come sapete, non votano per il Presidente, per i consiglieri, per i delegati assembleari e per i revisori di conti, le società di puro settore che devono votare, esprimere il proprio parere, purtroppo ancora sì, devono esprimere il proprio parere solo per un delegato assembleare per il settore giovanile. E le schede saranno per tutti i candidati e per tutta la tipologia di scheda strettamente in ordine alfabetico. E ogni ci sono due cordate, ovviamente lo sanno tutti, lo possiamo e lo dobbiamo dire, e abbiamo scelto anche senza nessun problema i colori, ci siamo messi d'accordo sin da subito. La lista Ruzza, la lista Passione ed Impegno, che ho l'onore di rappresentare, avrà il colore giallo, la lista Guardini avrà il colore azzurro. E quindi le schede saranno ordine alfabetico, ma i nominativi saranno individuabili facilmente dal colore che rappresenta la lista. Ci sarà la scheda per il Presidente, la scheda per i consiglieri regionali, e sotto sarà scritto quanti se ne possono votare, quindi fino ad un massimo di 8, perché 8 sono i consiglieri regionali, i delegati assembleari, che saranno 24, ma se ne possono votare 12, massimo 12, pena la nullità della scheda, di cui 7 effettive e 5 supplenti. Poi ci sono i revisori dei conti, che saranno massimo 5 e si possono votare 3, perché 3 sono effettivi e 2 sono supplenti. Si possono votare 5, tutti e 5, 3 effettive e 2 supplenti. Poi le società di puro calcio a 5 voteranno il loro rappresentante regionale, e le società di calcio femminile, di puro calcio femminile, voteranno il loro rappresentante regionale.
Bene, detto questo, mi pare di avere, se durante l'arco della trasmissione dovesse sorgere qualche altra idea, qualche altra motivazione particolare, saremo ben lieti di dare queste spiegazioni ai dirigenti e ai presidenti, soprattutto, che sono chiamati proprio sabato 3 dicembre alle votazioni. Io vorrei fare una domanda al presidente Giuseppe Ruzza, la stessa dopo la rivolgo anche al vicepresidente Vicari. Presidente Ruzza, quattro anni che lei è a capo, diciamo, a guidare questa delegazione veneta. C'è qualche cosa che non è riuscito a fare? E quali sono gli obiettivi che ha centrato invece a livello regionale veneto? La stessa domanda mi permetto di chiederla, di farla poi un secondo momento a Florio Zanon, in quanto segue più da vicino quasi sicuramente le squadre padovane, oppure non so, probabilmente va anche a Belluno, Treviso, ma sicuramente più da vicino Venezia, Vicenza, Padova, dico bene? Ma a livello regionale vorrei porre la domanda, gli obiettivi centrati, se ce ne sono stati da quando lei si è insediato a Venezia, e se c'è stato qualche obiettivo non raggiunto? Allora, sicuramente degli obiettivi li abbiamo centrati, altrimenti non ci ripresenteremo per quattro anni, perché sono stati quattro anni intensi ma ricchi di soddisfazione, nel senso che pur in una carenza, diminuzione costante di società iscritte, siamo riusciti a quadrare i bilanci sempre in positivo. E ricordo che dal 2009 ad oggi le società, abbiamo diminuito una diminuzione di società aventi diritto ben nel numero di 223, cioè abbiamo perso 223. Come sapete, i veri introiti, forse gli unici in percentuale introiti che il comitato regionale ha, che tutti i comitati regionali hanno, sono i diritti di iscrizione. Meno 223 società corrispondono a tanti diritti di iscrizione inferiori. Ma perché questa diminuzione? Beh, allora ci vogliono 8 trasmissioni, credo. Per spiegare tutto. Ma la crisi, la crisi economica sicuramente... Può essere dipeso sicuramente dalla crisi economica. Incide tantissimo, incide perché molto. Una società di calcio, grande o piccola che sia, è comunque una piccola azienda, e queste piccole aziende non sono avulse dalla crisi del nostro paese, cioè le sponsorizzazioni non ci sono più, le amministrazioni non danno più i contributi o ne danno sicuramente molto meno contributi, la Federazione Italiana Gioco Calcio, perché dopo arriviamo anche a quello che non siamo riusciti a far carica sempre più di responsabilità a queste società, non c'è un ricambio generazionale e quindi la stanchezza, anche questa incide molto, la stanchezza di tanti dirigenti, l'Agenzia delle Entrate, proprio ieri mi ha chiamato una sposa, dice ma come adesso cominciano a venire anche nelle nostre aziende, i motivi sono tanti ma i principali sono questi, insomma, e vediamo che poi alla fine tutti si ricollegano, si legano e collegano al problema economico. Quindi pur in presenza di tante meno società noi siamo riusciti a quadrare questo bilancio, e questo è dovuto secondo noi a un'attenzione virtuosa, perché noi sin da subito, tanto io non sono a capo Agostino, io sono il coordinatore di una squadra, mi piace dirlo perché certo. È vero, voglio dire, il consiglio direttivo che io ho rappresentato in questi quattro anni ha preso le proprie decisioni, credo nel 95-97, Florio mi può smentire o aiutare, dei casi all'unanimità, questo è stato molto molto importante, perché vuol dire che è un gruppo coeso, un gruppo che può permettersi altri quattro anni, perché questi quattro anni sono stati difficili, dopo i risultati, dopo passiamo ai problemi perché non voglio tediare nessuno, altri risultati sicuramente, noi siamo dirigenti sportivi e i risultati sportivi sono l'anima della nostra attività, noi abbiamo vinto tutto con le nostre rappresentative. Abbiamo cominciato con la UEFA Regions Cup organizzata proprio qui nel Padovano, se vi ricordate, certo. Ad Abano Montegrotto, battendo in finale ai rigori, mi ricordo proprio che non siamo stati male quella volta lì, credo che potremo vedere tutte le partite di questo modo, ai rigori, la Spagna, e poi abbiamo vinto con gli allievi, il torneo delle regioni con gli allievi,
siamo campioni d'Italia con gli allievi, con i giovanissimi, con il calcio femminile e con il calcio a 5 abbiamo vinto tantissimo. Ma questi sono risultati sul campo, è vero? Sì. Ma io volevo sapere i risultati, diciamo, sotto l'aspetto, se vogliamo, amministrativo, sociale. Beh, l'amministrativo l'ho già detto, sociale, non parliamo del sociale, voi siete a Padova, abbiamo paralpiede, insomma, credo siamo gli unici in Italia che hanno, farlo capire, che hanno farlo una squadra, parlarne. Non ci siamo messi d'accordo. No, su no, no, assolutamente no, anche se ci siamo trovati non molto tempo fa, in occasione di una manifestazione, sì, ma certo, non ci siamo parlati. Allora paralpiede è emblematico, cioè è un carcere importante, purtroppo, diciamo, purtroppo importante come i due palazzi, il Palazzo di Padova, che è rappresentato anche non solo per queste finestre a sbarre, ma anche da una, scusate la retorica, ma è la verità, ma proprio anche da una squadra che gioca a calcio. Cioè, assieme ai nostri dilettanti, certo, e grazie, e credo qui c'è anche Giampiero, che è stato Giampiero mi può testimoniare, certo, che le società hanno anche gradito. È stata una bella esperienza, ecco, le società proprio non ce n'è stata neanche una che, perfetto, magari al momento ha detto ma no, in carcere, no, non abbiamo ricevuto lamentele da nessuna società, anzi una novità, e hanno anche apprezzato. Sì, io credo che quando uno entra in quell'ambiente, perché noi siamo nel carcere minorile di Treviso dal 2009, quindi abbiamo un po' di esperienza di carcere, ma credo, come dice Piero, che quando uno entra in quell'ambiente e poi esce dopo una partita, esce rafforzato, esce convinto di essere una persona più fortunata di qualcun altro. E questo è un po' la finalità del nostro sport. Poi, se vi ricordate, il Team Together, cioè quella manifestazione sociale che abbiamo fatto e svolto anche a Padova, di fronte al Caffè Pedrocchi, ma a Verona, in Piazza Bra, a Treviso, in Piazza dei Signori, nella nostra sede alla presenza del Presidente federale Tavecchio. Bella. Insomma, proprio delle manifestazioni dedicate a chi non è primo, al sociale, a chi ha bisogno di attenzione per vari motivi, tipo i disabili, c'erano a Treviso, risultati, i disabili, gli extracomunitari, anche a Padova, alle donne, visto che siamo nella giornata della violenza, che dobbiamo combattere la violenza sulle donne, noi abbiamo dato molto molto attenzione. E ripeto, se dopo pensiamo a un altro risultato, le feste, la festa finale con le premiazioni regionale, una marea di persone, se vi ricordate le precedenti premiazioni le facevamo dopo le assemblee della sede, alle premiazioni è stato cambiato un po', rimanevamo quattro gatti e non era sicuramente qualificante, questo era un programma proprio a cui teneva molto Florio Zanon, adesso passiamo e quindi anche questo, e se vi ricordate le coppe uguali per tutti, dall'eccellenza alla terza categoria, non eccellenza e terza proprio, categoria, è vero, la scelta di fortemente voluta questa scelta, quindi abbiamo tenuto, non siamo riusciti ed eccoci qua, perché altrimenti non finiamo più, perché abbiamo fatto tante cose sicuramente, ma ci sono anche cose che non sono state fatte, dico sì, bene? Sì, stavo arrivando, ecco. La cosa più importante dove noi non siamo riusciti ad incidere come volevamo è la burocrazia imperante all'interno dei nostri uffici e degli uffici della Federazione Italiana Gioco Calcio. Io credo, e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, io credo che pochi istituti siano burocrati come lo è la Federazione Italiana Gioco Calcio. Nell'era telematica, voglio dire, siamo sempre a Padova qua, no? Sì. Voglio dire, il cambio della sede di Padova, certo, il cambio della sede di Treviso, voglio dire, la gestione delle seconde categorie alle delegazioni, quindi alzando anche l'impatto sul territorio delle delegazioni, la responsabilità, l'autorevolezza delle delegazioni, non provvedimenti così, provvedimenti proprio importanti e determinanti per la nostra attività. Sulla burocrazia dico, nell'era telematica noi non siamo riusciti ad incidere. È mai possibile che noi in questa era telematica dobbiamo disboscare tutti i nostri boschi per quanta carta dobbiamo consegnare?
noi dobbiamo incidere, quindi abbiamo già chiesto di essere inseriti nel programma della dematerializzazione, sia per i tesseramenti, sia per gli svincoli, tesseramenti anche dei dirigenti, perché basta una firma digitale e noi avremo abolito completamente tutta la carta, tutta la documentazione, che crea non solo un problema di lavoro per le società, ma crea anche un problema proprio normativo, nel senso che se manca una lista, se ci dimentichiamo una lista, il tesseramento non è valido e via, quindi la procura federale. Presidente, ecco, su questo portare, però, sì, sì, hai ragione. Non volevo quando la parola. Mi conosci quando parto. No, parlo, no, vabbè, insomma. Solo che abbiamo anche il vicepresidente vicario, dobbiamo conoscere più da vicino anche Francesco Ceconello. Sì. Presidente Florio, allora, cosa è stato fatto principalmente a Padova? C'è qualche cosa che si doveva fare e non è stato fatto? Dobbiamo essere chiari, parlarne proprio in maniera terra a terra, come si suol dire. Vai, Presidente. Intanto, buonasera a tutti. Allora, no, intanto il Presidente è stato molto esaustivo nel suo intervento e credo che la cosa principale sia quella da mettere in evidenza da parte mia è il lavoro svolto proprio a livello di Comitato Regionale Veneto. Un gruppo di lavoro veramente affiatato che fino alla fine ha voluto seguire quello che erano le indicazioni del Presidente, ma comunque è stato incisivo su molte decisioni. Per quanto riguarda Padova, sì, io sono stato il consigliere per Padova, poi il Presidente mi ha voluto vicino come vicepresidente vicario e Padova aveva una necessità, quella di trovare una soluzione per la delegazione. Si voleva avere un ufficio che fosse più rappresentativo, che fosse più aperto alle società, più visibile, più decoroso, e in qualche modo abbiamo trovato una soluzione e quindi direi che questo è stato un passo in avanti anche per le società di padovane. Apro una parentesi perché il Presidente ha voluto un gruppo di lavoro che fosse in sintonia e attento al bilancio. Il trasferimento, il trasloco della sezione di Padova è stata fatta da tutti i volontari, io compreso, a costo zero. Per economizzare, si usa fare, sì, certamente, certamente. Come si faceva spesso negli anni 60 quando si lavorava tutti insieme. Poi, sì. Io ne sono testimone, sì. Però sei stato l'unico a non fare niente. Vai, avanti. No, devo dire che la delegazione di Padova si è sempre distinta, certo, con Piero come delegato e tutti i suoi componenti. Ecco, non vogliamo fare nomi perché non vorremmo. Io mi permetterei di dire, spero che poi il Presidente mi dia anche un colpetto sul gomito, che la delegazione di Padova è la numero uno. Ecco. Qui dopo. Vabbè, comunque dopo. Ecco, non per disminuire le altre, anzi è tutt'altro, ma voglio dire che Padova si è veramente impegnata ed ha contribuito enormemente a quello che era stato l'impegno del Comitato Regionale del Veneto. Poi io credo che, insomma, tutto sommato siamo stati molto vicini alle nostre società. Ecco, questo qui ecco, ci tengo a dirlo. Qualche società, scusa Florio, lo devo dire, noi parliamo tutti i giorni con dirigenti, presidenti, allenatori, eccetera. Qualche società, lo devo dire, mi ha fatto presente, Agostino, però hai il vicepresidente, hai il presidente, chiedi a loro come mai a volte non sono sempre presenti. Io sono rimasto lì, stasera glielo chiedo. Le società è sono vero, tante, non lo so, ecco, però sì, lascia voi rispondere. Può essere vero, però qualcuno, ecco. Non è mica detto che tutti, anzi, molti mi hanno parlato bene, però qualcuno mi ha anche detto, Agostino, chiamiamo, troviamo difficoltà per interagire. A parte che anche noi, può succedere questo. Anche noi consiglieri siamo gente di campo e quindi la domenica e il sabato lo consumiamo nei campi sportivi, quindi credo che la vicinanza, voglio dire, è anche questo è stato un insegnamento che ci ha dato anche il Presidente, cioè noi dobbiamo essere vicini alla società. Il più possibile. Io credo che a Padova, senz'altro, pochi minuti fa ho sentito un caro Presidente e me ne scuso, però
non ero presente in una partita che dove è successo qualcosa che non doveva succedere. Però dove eventualmente ci chiamano, noi ci siamo sempre stati. Ecco, quindi voglio dire, oltre a avere le nostre visite... Un po' come noi diciamo, se le società ci invitano, cerchiamo di andare. È difficile, se non ci invitano, non possiamo sapere se c'è una manifestazione sportiva o meno. È vero? Sì, poi certo. Padova, sai... ci sono 70-80 km per arrivare ai confini di Padova. Non è che sia facile, non è che sia facile a volte. Comunque, ecco, siamo sempre a disposizione delle società, lavoriamo per loro. Questo è importante. Non abbiamo nessun interesse personale. Quindi, ecco. Io non voglio bloccarvi, però se andiamo avanti questo passo dovete rimanere qua fino a mezzanotte. Ve lo dico perché mi ero preparato qualche domandina, anche qualcuna particolare, piccante, che forse vi sorprenderà. Allora, abbiamo anche delle immagini, no, prima di andare con le immagini volevo sentire un attimo Francesco. Abbiamo detto Francesco Ceconello, dirigente, segretario da vecchia data, storico, oserei dire, della Piovese Calcio. Mi ricordo i tempi dell'eccellenza della Serie D, ti ricordi Francesco? Certo. Abbiamo passato parecchie domeniche insieme. Ecco, come mai questo tuo desiderio di far parte del comitato, dopo mi spiegherai, il comitato di Padova oppure di Venezia? Allora, chiedo allora, di interpretare anche il pensiero di chi ci segue a casa. Allora, io sono candidato consigliere regionale per la provincia di Padova, sono assieme alla lista di Beppi Ruzza presidente, e ne sono orgoglioso, conosco Beppi Ruzza ormai da tanti anni, so che è una persona corretta, precisa, disponibile, perché questo è importante per le società, è una persona disponibile. L'altro socio di là, voglio dire, mi ha coinvolto in questa storia e che comunque non ci ho messo molto... Ecco il colpevole, esatto, non ci ho messo molto a decidere su cosa fare. Io ho fatto un po' tutto quello che riguarda il calcio da 16 anni, da 15 anni in su, calciatore. Ho fatto l'arbitro di calcio con la sezione AIA di Conselve, poi ho fatto il corso di allenatori e ho fatto un po' di anni l'allenatore e poi sono capitato alla Piovese Calcio nel 2004-2005 circa. Un po' il tuo curriculum è fatto bene, ricordarlo, e mi permetto anche di dire che tuttora, se non vado errato, ricopri la carica di assessore in un comune della provincia di Padova, dico bene? Sì, dici bene, perché voglio dire, benissimo. Sono anche assessore al comune di Candiana. Bene. Ecco, questo perché è giusto che chi ci segue da casa magari conoscono Beppi Ruzza, dico bene Presidente, conoscono altrettanto bene Zanon Florio e anche Giampiero Piccoli, ma magari un po' meno Francesco Ceconello. Mi sembrava giusto presentare questa breve presentazione a Ceconello Francesco. Parlavo di un filmato, di un contributo che dobbiamo farvi vedere. E io qui inviterei proprio il presidente Beppi Ruzza, che eravamo in tavola assieme, vero presidente? Sì. Ecco perché. Ma non abbiamo parlato di questa serata, dico bene? No. Non abbiamo parlato. Allora, vediamo le immagini. Il presidente del Ponte San Nicolò Polverara, che ha detto questa bella serata tra amici, una cena tra amici, precisamente a Villa Dario, località Roncaiette di Ponte San Nicolò. Qui vediamo la presentazione di alcuni dirigenti di altre società, il presidente, se non vado errato, del Colombo e altre società, Volta Roncaglia, personaggi un po' del mondo dello sport, tantissimi tecnici, dirigenti, anche semplici affezionati, appassionati e vicini a questa bella società che è il Ponte San Nicolò Polverara. Nel mio tavolo c'era, avevo il piacere di avere il precedentissimo Beppi Ruzza, dico bene? Beppi, allora, se vuole aiutarmi a commentare, qui vediamo l'intervista che ha fatto il buon Sergio Schiavon, presidente, al presidente della FIGC Veneta. Una bella serata, vero presidente? No, proprio una bella serata, anche perché... Il vecchio storico, anche Varotto mi pare, si chiama questo dirigente della Volta Roncaglia, mi pare, se non vado errato, scusatemi se non ho preso nota. È vero. Volevo salutare anche i cuochi, volevo salutare tantissime persone che si sono date un grande affare per realizzare questa bella serata. Danilo Bigi. Dai, presidente, faccia lei. Danilo Bigi, grandissimo grande arbitro, grandissimo dirigente arbitrale,
e un grandissimo fortunato, visto che poi alla lotteria ha vinto tutto, ha preso 5 biglietti e ha vinto 4 premi. No, quello che mi ha sorpreso estremamente in modo positivo è stato che il presidente Schiavon, pur arrivando traffellato, pur avendo, essendo un ottimo ospite, nel senso che, come vedete, ha intervistato un sacco di gente, doveva parlare con... ha avuto il tempo di dirmi e di elencarmi di aver letto tutto il nostro programma. Credo sia il primo presidente che dice: ho letto tutto il programma e ci sono questi punti che mi piacciono, questi invece bisognerebbe... Quindi veramente una sorpresa estremamente positiva. La serata poi è stata una conviviale, c'era anche Francesco con me, una conviviale assolutamente simpatica, una conviviale passata completamente in armonia. Senza Schiavon non si sbaglia mai, anni nel calcio e l'hanno coinvolto da quest'anno presidente. Prima era sempre dirigente, sempre presente a seguire la squadra. Poi ricordo che proprio quest'anno ha fatto un po' la fusione nel settore giovanile con i ragazzi del Cristoforo Colombo, fondando una nuova società di puro settore giovanile. Quindi forse è per quello che ha voluto leggere proprio analiticamente il programma di Beppe Luzza. Ma l'anno scorso noi c'eravamo, vero Florio, anche l'anno scorso, ma non era presidente Schiavon? No, è da quest'anno che è presidente. Ma a me sembra... che fosse presidente l'anno scorso, io sono stato invitato. Vabbè, ma non ha importanza. Dall'anno scorso. Non ha importanza, sì, è stata proprio una bella serata. Certo, quindi, una serata ma che, dove si è parlato pochissimo di calcio, ma di tante altre. Per fortuna non si è parlato di calcio, ma di tante altre cose. Ma Agostino ha mangiato comunque, Ma ho mangiato il giusto, quello che è giusto. Non mi è giusto l'equilibrio. Agostino ha mangiato anche troppo perché si è dimenticato di portarci i premi che abbiamo vinto alla lotteria. ecco. Ah, è vero, abbiamo vinto qualche premio. Non mi hai lasciato qualche niente. Omaggio così non che mi è stato. Lasciato niente. Comunque, vediamo comunque tutte io le volevo tavolate. Bella Agostino, la location, molto bella Villa Dario. Agostino, io volevo in quell'occasione abbiamo mangiato talmente bene che almeno complimentarsi con la società e con i cuochi che avranno lavorato chissà quanto, voglio dire, è stata una serata stupenda, buon cibo, buon vino e buona e ottima compagnia. Doveva esserci anche Giampiero, però aveva gli operai in casa fino a tardi. Esatto. E questo vabbè. E mi dispiace proprio, mando un saluto perché al senso lui a queste cose non manca mai, presidente. Quando c'è da lavorare di forchetta, lui è un buon lavoratore. Bene. Beh, io mi auguro che ce ne siano altre. Ringrazio anch'io il presidente, sono Sergio Schiavon, ma tutti i dirigenti, diciamo, del Ponte San Nicolò PSN, una bella società, abbiamo parlato, un bel momento di festa, un bel momento di incontro, tante persone amiche, quando si vanno in questi posti si trova sempre qualcuno, qualche vecchio amico, anche magari alcuni li trovi in campo, alcuni li trovi anche in queste manifestazioni, certo. Cene o cose del genere, è vero? No, ma volevo dire per i campi che qualcuno è. Ma noi in un campionato, con esclusione delle coppe o del trofeo Regione Veneto, abbiamo 30 partite. Io credo che né io, Francesco e Florio, ne saltiamo poche di queste partite. Anche a me è una società amica, me ne ha detto di tutti i colori perché ha detto non ti abbiamo mai visto quest'anno. Ma c'ho 30 sono, non è che possiamo sdoppiarci. Poi io personalmente se vado a vedere una partita, mi piace vedere la partita dall'inizio alla fine, cioè io sono un amante, non vado per farmi vedere, vado per vedere, quindi mi piace vedere dal primo minuto alla fine, mi piace sapere chi ha vinto, mi piace sapere e vedere come ha arbitrato l'arbitro, se la gara si è svolta secondo regolamento. E qui c'è il brindisi finale, io ringrazio, ecco, rientriamo pure in studio, ringraziamo anche la nostra regia. E, beh, saluto anche Nicola Verdicchio, tanti amici, tante persone vicine alla società sportiva la quale siamo stati ospiti, grazie davvero. E a questo punto io avrei qualche saluto da fare. I giorni scorsi ha festeggiato i suoi 93 anni nonna e bisnonna Pierina di Padova,
auguri anche da parte nostra, mi permetto di fare gli auguri a nonna Pierina, perché sono sicuro che adesso alle 9.40 circa, 21 è, adesso va a letto. Avevo promesso da lei, nonna Pierina, avrei fatto gli auguri presto, diciamo. Ne abbiamo altri, ma daremo spazio più tardi. A questo punto andiamo con la pubblicità. Grazie regia, pubblicità. Appuntamento vi è offerto da Già che ci sei. Il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime. Dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità. Dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie. Dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070. L'associazione commercianti Punto A della città di Albignasego vi aspetta per festeggiare il decimo Natale insieme. Domenica 11 dicembre, negozi aperti, bancarelle, mercatini, natalizi e animazione tutto il giorno. Zampognari, sbandieratori e Luna Park per il divertimento di grandi e piccini. Domenica 11 dicembre in piazza del Donatore nel pomeriggio il gran concerto del coro gospel Up. Non mancate domenica 11 dicembre. La città di Albignasego vi aspetta al decimo Natale insieme. L'impresa funebre Alibardi di Gianni e Franco è presente dal 1948 nel settore delle onoranze funebri. Offre quindi il massimo dell'esperienza necessaria nell'organizzare qualsiasi servizio funebre. Sarete assistiti da un personale qualificato e serio che vi aiuterà a scegliere la soluzione migliore per voi e per la persona che è mancata, rispettando il delicato momento. L'agenzia garantisce la propria assistenza e consulenza 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per pratiche e servizi di onoranze funebri su tutto il territorio nazionale. L'impresa funebre Alibardi è a Noventa Padovana, in via Valmarana 20, con telefono 049 62 52 78, oppure a Padova, in zona Arcella, in via Bonazza, numero 75, con telefono 049 60 41 70. www.alibardiimpresafunebre.com. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, opera da più di 10 anni a Padova in via San Marco 47, in quartiere San Lazzaro, zona IKEA. CAPA fornisce un servizio altamente qualificato e professionale per la revisione dei veicoli, motoveicoli e anche tricicli. Il consorzio è costituito da più di 20 imprese artigiane appartenenti al settore delle autoriparazioni, che si sono unite per garantire alla propria clientela, oltre al servizio di revisione, anche un'attenta e meticolosa messa a punto dei veicoli. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, fornisce anche un efficiente servizio di noleggio auto. Per informazioni su tutti i nostri servizi 049 80 78 411 oppure tramite il nostro sito internet www.caparevisioni.it, mediante il quale è possibile effettuare la prenotazione della revisione anche online. Per fortuna a Padova c'è il CAPA. Romi Stamp di Meneghello e CSNC, specializzata nella produzione di accessori per abbigliamento, calzature e pelletterie. Una grande struttura all'avanguardia con oltre 20 anni di esperienza per la creazione di gadget, portachiavi, oggettistica e articoli di ogni genere. Alla Romi Stamp, quando nasce un'idea, si sviluppa, cresce e il prodotto finito si concretizza in un vero e proprio gioiello di bellezza. La Romi Stamp, con un proprio ufficio di progettazione formato da tecnici altamente qualificati, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mercato. Macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate, con il personale preparato in tutti i reparti, fanno della Romi Stamp di Vigonza una moderna azienda a livello nazionale. Il fiore all'occhiello con importanti realizzazioni di marchi e firme prestigiose a tirature illimitate. Romi Stamp, in zona artigianale a Peraga di Vigonza, Padova. Telefono 049 89 33 051. In questo periodo di incertezza economica e di stravolgenti cambiamenti, diventa fondamentale crearsi tutele e certezze. Noi della Voltan Assicurazioni, del gruppo Unipol SAI,
possiamo garantirti soluzioni efficaci per salvaguardare i tuoi beni, crearti una pensione e per proteggere la cosa per te più preziosa, la tua famiglia. Voltan Assicurazioni, le agenzie vicine a casa tua. Rivolgiti con fiducia nei nostri uffici di Albignasego, Legnaro e Piove di Sacco, professionisti da mezzo secolo. Direttamente a casa vostra, le informazioni utili, i suggerimenti, i consigli degli esperti e le novità del settore. Divani d'arredo. La società Divani d'arredo di Torniero e Zenzolo nasce nel 1996 dall'esperienza ultradecennale dei soci Torniero Ugo e Zenzolo Luca. Nel corso di questo decennio, la società, pur conoscendo una continua fase di espansione, ha saputo mantenere tutte le qualità tipiche di un'azienda artigianale. Qualità del prodotto, cura dei particolari, servizi connessi alla vendita dei prodotti, consegna, montaggio, assistenza, creazione su misura. Tra le peculiarità della Divani d'Arredo si ricorda la produzione di divani con il metodo Capitolé o la riparazione di poltrone e complementi d'arredo di carattere storico. Alla Divani d'Arredo la soddisfazione delle esigenze dei clienti è motivo di vita della stessa società. Un consiglio da non perdere. Divani d'Arredo, una garanzia assoluta in casa tua. Una firma prestigiosa per sempre. Divani d'Arredo, solo a Campo San Martino, Padova, in via dell'Artigianato 23, telefono 049 96 30 866. Aperto anche il sabato pomeriggio con speciali offerte su tutta la merce in esposizione. Autolavaggi Tris, una sicurezza per la tua auto. L'azienda svolge attività di lavaggio auto e self-service ad Albignasego, Padova e Piove di Sacco. Self-service e box fai da te, unici ad avere 3 fasi su 4 ad acqua calda. Gli impianti dispongono di aree aspirazione e vendita di prodotti in self-service. Per la pulizia d'interno auto si usano esclusivamente prodotti di alta qualità Mafra. Autolavaggi Tris, nuovo e grande il tunnel dotato di spazzole antigraffio e con speciale trattamento di lucidatura. Affidati agli autolavaggi Tris dei Fratelli Viale, centri benessere per la tua auto, nei punti di Albignasego, Statale 16, Piove di Sacco dietro il centro commerciale, a Padova via Po, uscita autostrada Padova Ovest. Autolavaggi Tris, e anche la tua vecchia auto ritorna come nuova. Sì, sì. Bene, eccoci di nuovo in diretta dopo la pausa pubblicitaria. Dilettanti in gioco, questa sera ospite una delegazione, o meglio il presidente col vicepresidente vicario della FIGC Lega Nazionale Dilettanti del Veneto. Bene, a questo punto un saluto di pronta, un augurio di pronta guarigione a Giampaolo Falferi, che sicuramente sarà a casa, che ci sta seguendo. Non stava molto bene stamattina, ma l'abbiamo rimpiazzato con Giampiero. Purtroppo abbiamo Giampiero questa sera presidente delegato, meglio delegato, del comitato provinciale di Padova. Per tutti Piero. È vero. Come Giuseppe Benfinuggia, Piero, dal 2002-2003 Giampiero, lo dico sì, spesso. Lo so. Bene, cosa devi aggiungere tu sul comitato provinciale di Padova, Giampiero? C'è qualcosa che avresti voluto fare, non sei riuscito a fare, che ti riprometti di fare? Ma dunque la delegazione, intanto ricordo che noi siamo sempre presenti con le società, sia il sottoscritto che i miei collaboratori con Bortoletto, Roberto Quinzato, Claudio Pintanello, dove in tutte le varie occasioni dove c'è la presenza della Federazione Calcio. Dopodiché ci sarebbero tante cose da fare. La prima proprio è mi associo con il presidente Beppe Lugia, il cartaceo. Siamo pieni di cartaceo, sì. Proprio quando la pubblicità stessa ti dice basta un click, tac, e abbiamo tutto. Ogni società entra con la sua password. Dopodiché tante altre cose, per esempio anche un argomento che è stato trattato dalla società, i costi dell'assicurazione. Parecchie società ci dicono che i rimborsi sono bassi rispetto magari al danno. Quindi anche pagando 5, 6, 7 euro in più il tesseramento sarebbero, a detta di qualche società, più contenti. Ecco, questo sarebbe anche un'altra cosa da proporre per il futuro. Bene, ti ringrazio Giampiero. Prima di fare qualche domanda in rapida successione ai nostri ospiti, devo fare un saluto speciale a tutto lo studio del dottor Chiarentano e del dottor Canton, e grazie alle loro collaboratrici, la signora Ilenia e la signora Ilenia di Montegrotto, la signora Roberta di Albignasego, se questa sera diciamo sono qua abbastanza in discreta forma.
grazie davvero a loro, un saluto speciale a tutte queste persone. Presidente Beppi Rudda, allora, io mi ero preparato qualche domandina, però deve essere veloce, eh? Poi ho fatto una domanda e abbiamo perso il tempo. Speriamo che sia facile. No, domande facili, dai. Progetti per il futuro, velocemente. Allora, il progetto principale, per essere velocissimi, è questo. In un momento di crisi del genere, se non facciamo un sistema, se non creiamo una sinergia, un pool fra società, federazione e quant'altro, non si va da nessuna parte. La crisi impera. Quindi noi ci faremo promotori, questa sì è solo embrionalmente una promessa, ma una promessa che sicuramente, se saremo eletti, manterremo. Noi veicoleremo le richieste delle società. Faccio un esempio banale ma calzante secondo me. Se una società, è sempre questo, ma se una società va ad acquistare 3 mute di maglie, le paga tot. Ma se 30 società vanno ad acquistare 3 mute di maglie a testa, le pagherà sicuramente. Ci sono già aziende che mandano via le loro offerte dicendo: e se voi portate altre società, altri clienti, non è che inventiamo l'acqua calda noi, sono cose che si possono fare. Lo stesso sulla manutenzione degli impianti, che è un costo assolutamente che sta diventando proibitivo, come dicevo prima, con la mancanza di contributi idonei da parte delle amministrazioni pubbliche. Quindi sinergia, sistema con le società, e questo lo veicoleremo con certezza. Certo, velocemente. Parlando sempre con qualche dirigente, presidente, mi dice, qualcuno mi ha chiesto, sembra non ci sia costi un po' troppo onerosi per le società che, come abbiamo detto prima, tutte non navigano proprio in buone acque. E costi troppo alti, ecco, vogliamo spiegare il perché, in velocità sempre. Velocissimo. Hanno ragione su, per quanto riguarda, Piero, correggimi, sul tesseramento, che negli ultimi periodi è sul tesseramento anche dei dirigenti. Però dobbiamo dire una cosa, che il Comitato Regionale Veneto, e l'abbiamo detto in ogni occasione, e basta vedere il comunicato ufficiale numero uno di tutte le regioni, il Comitato Regionale Veneto è il comitato che ha il più basso costo di diritti di iscrizione, dall'eccellenza alla terza categoria. Basta che le società controllino i comunicati ufficiali. Quindi voglio dire, se da una parte centralmente hanno creato questo sistema, però l'anno scorso, vero Piero, sono stati fermi con i tesserini, esatto, con i dirigenti, è già un successo, lasciatemi, mi viene a sorridere, ma è già un successo che non ci sia stato un aumento da parte del Comitato Regionale, c'è stata un'attenzione a mantenere questi costi di diritti di iscrizione il più basso possibile, i più bassi in Italia. Bene, Zano Florio, dimmi, come funzionano i comitati provinciali? Secondo te? Come funzionano? Beh, innanzitutto, tutti i comitati, anche fra loro c'è questo rapporto di collaborazione? Spado, Treviso, diciamo, Vigo, Vicenza e così via. Che ogni consigliere per provincia, diciamo, tiene i contatti tra la delegazione e il Comitato Regionale Veneto. Ogni delegazione, per fortuna e forse anche per merito, ha da ormai 3 anni anche un dipendente, quindi voglio dire, oltre all'indispensabile volontario, che è da ammirare, da apprezzare, certo, e dobbiamo essere molto riconoscenti a queste persone, certo, abbiamo anche la fortuna di avere, ci costa, ma è stato fatto un passo in avanti, costa, dunque, però diciamo, c'è, esatto, è stato, certo, fatto un passo, certo, avanti, e è una garanzia in più alle società. Bene, quindi io credo che, non insomma, so chi mi vuole rispondere, che cosa manca secondo voi all'interno del comitato della delegazione veneta, diciamo, a livello regionale, c'è un ufficio che manca, qualche cosa che non è mai stato pensato di fare, qualche particolarità che magari altri comitati hanno a Roma, Milano, Torino, che ne so io. Ma non so se altri comitati ce l'abbiano o meno, ma è sempre tutto legato e collegato, come dicevo e come mi ripeto, al problema economico. Noi dobbiamo assolutamente, se vogliamo mantenere inalterati i diritti di iscrizione e i costi per le società, dobbiamo
assolutamente lavorare per recuperare delle risorse alternative. E per recuperare risorse alternative abbiamo bisogno di persone capaci e di lavorare sul settore marketing, senza pagare, come qualcuno dice, aziende che si occupano di questo. Dobbiamo trovare delle persone che si dedichino veramente, esclusivamente a questo. Credo che un comitato grosso, il secondo in Italia, come il Veneto, con un sito finalmente bello, dinamico, facilmente accessibile, debba sfruttare tutte le sue possibilità per reperire, per far avere più visibilità e per reperire sicuramente delle risorse alternative. È giusto ricordare allora chi volesse anche che può cliccare, chi ha più dimestichezza, è vero Francesco? Certo. Che tu certamente ne hai. Cosa suggerisci allora alle persone che volessero vivere più da vicino questa esperienza con la federazione? Beh, consultare costantemente il sito della regione, che è sempre aggiornato. Ti dà la possibilità di verificare i tesseramenti, ti dà la possibilità di verificare anche altri giocatori di altre società, per quanto riguarda la Coppa Disciplina, per quanto riguarda le sanzioni, è facilmente consultabile, quindi invito tutti ad andare a consultare il sito della FIGC Veneto. Bene. Francesco, dopo ritorno ancora col presidente. Certo. Francesco, c'è qualche cosa che ti piacerebbe adesso? Tu stai entrando in punta di piedi, diciamo, all'interno della FIGC, dico bene, certo, dall'alto della tua esperienza come segretario, vabbè, come ma dirigente, devo imparare comunque. Però stai entrando in punta di piedi. Cosa ti piacerebbe fare? Riuscire? Beh, intanto credo che il compito principale è un consigliere per la provincia, come nel caso dovessimo andare su noi, mantenere soprattutto i contatti con le società della provincia. È importante ascoltarli, sentire le problematiche, dare consigli, a volte non sempre siamo preparati, lo dico anche per me, insomma, per tutte le casistiche che ci possono capitare. Quindi essere proprio a contatto con i presidenti, le società della provincia è una cosa fondamentale secondo me. Certo, ritorno con il presidente Beppe Ruggia. Ha accennato prima qualche promessa. Io mi ero scritto che cosa si sente di promettere e di mantenere alle società. Allora, due sono le promesse che ho già accennato. Che deve mantenere però. Che dobbiamo mantenere assolutamente. La deburocratizzazione, inserendoci nel programma della dematerializzazione, che abbiamo chiesto e non ci è stato concesso, non per cattiva volontà, noi avevamo già programmato come Area Nord avevamo già programmato un seminario per tutti i dipendenti interessati a Torino, quindi avevamo già trovato la sede. Purtroppo il server della Lega Dilettanti di Roma non permette sempre la connettività completa alle società. Quindi se manca la connettività, uno che deve fare un tesseramento il sabato pomeriggio perché il giocatore possa entrare in campo la domenica, se non c'è connessione il ragazzo non può entrare, mentre adesso lo può spedire e quindi può entrare in campo. Quindi deburocratizzare, dematerializzare uno e creare assolutamente assieme alle società questa sinergia, questo sistema che ci possa permettere a tutti di stare meglio, di risparmiare pur avendo gli stessi servizi. Io sono curioso e credo di interpretare il pensiero di chi ci segue a casa. C'è una lista, un programma, qualche cosa di specifico? Abbiamo i nomi che possiamo dare di consiglieri che fanno parte della vostra squadra? Sì, noi abbiamo. Possono verificarlo. Comunque. Abbiamo un sito elettorale che è www.listaruzza.com. Là si trova il programma. Vogliamo ripeterlo, presidente? www.listaruzza.com. Quindi là troviamo i candidati, troviamo programma. Il programma, troviamo le news, i contatti, i contatti con il presidente o con qualsiasi. Certo, mi sovviene allora a ricordare la nostra programmazione. Noi siamo in diretta questa sera, però per chi avesse perso qualche passaggio, qualche battuta, domani c'è la replica alle ore 16 puntuali, ore 16 la replica di questa trasmissione. Poi potete anche vedere in YouTube chi ha più dimestichezza
potete trovare la trasmissione in YouTube. Dunque tutto quello che si vede questa sera lo potete vedere anche i prossimi giorni. Dopo arriveremo ai saluti, Presidente. Però due domandine in chiusura. La prima cosa che farà il lunedì mattina dopo la votazione? La prima cosa che farà se sarà stato eletto e la prima cosa che farà se non sarà stato eletto? È la stessa cosa. Me ne scappo via, non mi faccio trovare da nessuno. Punto. Ma cioè, possiamo sapere dove va? No, non lo so. Proprio se è stato eletto, No, tu è lo stesso. Che sia stato... Anche se non è stato voglio eletto. Voglio dire, adesso qua facciamo un attimo... È una battuta, mettiamoci un attimo di pepe, perché, perché siamo anche un attimino stanchi di fare i bravi mentre altri ci bastonano dalla mattina alla sera. Voglio dire... Noi non saremmo quelli, per carità, stiamo facendo di tutto per poter vincere, ma qualora non succedesse, non è che ci disperiamo o che stiamo là 4 anni a protestare, a fare casino, perché fra 4 anni cioè, basta, cambiamo vita. Quindi sia che si vinca, sia che si perda, cioè parlo per me, sparisco, probabilmente comunque andrò a vedere una partita comunque domenica, ma non dico quale perché... No. Ma io la sgumba viene a Scala, è confermato, sì, viene bravo. Con me a Scala. Sì, quando non ci sei tu però. No. Allora, un'ultima cosa e dopo andiamo con delle belle immagini. Andiamo con delle belle immagini, però prima devo fare una domanda al Presidente. Un motivo solo uno, per il quale una società sportiva dovrebbe votare questa cordata. Beppi Ruzza con tutti i suoi componenti. Allora, è già stato detto in parte, no? Perché noi siamo vicini alle società, o almeno pensiamo di essere vicini. Chi vi parla adesso è il comitato dalla mattina alla sera. Basta chiedere ai miei collaboratori, ma anche ai delegati. C'è qualcuno che si meraviglia perché mi chiama e mi dice «Presidente, devo parlare con lei, quando posso venire? Quando vuole?» No, fissiamo un attimo. Beh, se vuole venire anche oggi pomeriggio, venga anche oggi pomeriggio. Quindi la vicinanza c'è. La competenza... credo ci sia anche perché noi cerchiamo di dare risposte sempre esaustive, se non siamo in grado di darle immediatamente ci facciamo richiamare, prendiamo nota o meglio richiamiamo anche noi, sia che riguardi tesseramenti, che riguardino ricorsi, che riguardi qualsiasi cosa. E poi credo anche la serietà, insomma noi lo facciamo per amore di questo sport, per amore dei dilettanti e quindi... Nessuno di noi va a vedere le partite di Serie A, nessuno di noi va a vedere le partite di Serie A. I nostri campi sono i campi dei dilettanti, dove ci trovate e ci troviamo ogni domenica. Quindi competenza, applicazione, serietà, questi sono i motivi per cui noi chiediamo di essere riconfermati. Grazie Presidente, a questo punto prima di dare la linea alla regia e vi prego rimanete con noi qualche minuto perché abbiamo delle belle immagini, veramente delle belle immagini che come sempre ci invia il nostro Germano. Però prima volevo fare un saluto del tutto particolare da parte di tutta la redazione sportiva di Caffè TV 24 Television alla signora Elisa e alla signora Maria di Legnago. Sicuramente il buon Germano conoscerà queste due persone. Grazie regia, andiamo con le belle immagini che riguardano, se non vado errato, la prima mi sembra sia... cos'è? Ti ricordi qualcosa? La regia si ricorda cos'è la prima? Pozzonovo Clodiense può essere... Risposta esatta, risultato. Bravo, lo sappiamo già. Complimenti. Andiamo con le immagini, vai pure regia. Adesso va bene. Amici sportivi, oggi il comunale di Pozzonovo ospita il big match tra Pozzonovo e Clodiense valido per l'11ª giornata di andata del campionato di eccellenza Girone A. Ricordiamo i tabellini, Pozzonovo primo con 23 punti, Clodiense terza 21. Pozzonovo 20 gol fatti, 9 subiti, miglior attacco e seconda miglior difesa. Dall'altra parte la Clodiense 18 gol fatti e 9 subiti, terzo miglior attacco e seconda miglior difesa. Tutti gli ingredienti per vedere un appassionante match. Buona visione!
rispondi. Non apri il microfono. Bene, rientriamo in studio dopo le belle immagini che ci ha mandato Germano Zerbetto, il nostro collaboratore che segue molto bene la Bassa Padovana, Vicenza, Verona, tutta quella zona. Dico bene, Giampiero? Perfetto. Abbiamo anche delle altre immagini, però come nostra consuetudine qualche volta mandiamo qualche SMS. È arrivato qualche SMS anche pochi minuti fa, questa sera. Non proprio consono con la nostra trasmissione, anche volevo mandarli in onda, ho detto a Giampiero mandiamoli in onda, ha detto sì, mandiamoli in onda, e io dico no, non lo mandiamo in onda, semplicemente per un motivo, perché chi manda gli SMS si deve firmare. Sono Franco, sono Giuseppe, sono Antonio di Padova, di Venezia, di Rovigo. Non è simpatico mandare gli SMS anonimi. A buon intenditor poche parole. Andiamo con le altre immagini, che io ringrazio sempre l'amico Germano Zerbetto. Un bel momento di festa, il gran galà dei dilettanti, lo vediamo al Sottopra di Dolo, sempre con la regia di Germano Zerbetto. Grazie regia. Amici sportivi, buonasera, siamo qui al ristorante pizzeria Sottosopra di Dolo con Nicola Smanio della pagina Facebook Dilettanti a Chi. Nicola, innanzitutto grazie e complimenti per l'invito e come hai organizzato la serata. Raccontaci un po' da cosa nasce l'idea della cena, che ormai è una ricorrenza che ormai sì, da diversi anni. Ringrazio te della tua presenza e di TV Web ovviamente. E niente, è il quinto ritrovo che facciamo, alla fine è una conviviale fra i vari allenatori che si guardano, io dico sempre, ogni domenica tra virgolette un po' in cagnesco, perché ognuno vuole portare a casa l'acqua al suo mulino. Qua invece c'è un motivo di confronto, addirittura siamo mancano pochi giorni al mercato di dicembre, di conseguenza c'è la possibilità, vedo che tanti sui tavoli si stanno consultando per i vari bene, giovani, per il mercato e bene. Possiamo cominciare a vedere. Passiamo subito esatto alla prima tavolata, perché le pizze sono in tavola, Nicola, esatto. Quindi bisogna fare veloci. Abbiamo Roberto Tonicello, il signore con il maglione nero, che è il titolare del locale, che ci ha dato a disposizione per fare questa serata. Poi abbiamo di spalle Max De Mozzi, il mister della Clodiense, con il suo prof De Faveri Andrea, che è attualmente nel girone A. Qua abbiamo Carletto Marzola, direttore sportivo del Pozzo Novo, Max Sabadin, il mister del Pozzo Novo, assieme a Gianluca Biasio, il mister del Pozzo Novo. Questo è il grandissimo Andrea Feltre, massaggiatore del campo d'Arsego. E qua abbiamo, non so se conoscete questo personaggio qua, vedete questo personaggio qua, questo è il grandissimo Bomber San Bugaro, che è venuto a trovarci questa sera. Il vero sfidante dell'Italia Messi, eccolo qua. Poi passiamo a questa tavolata, di qua abbiamo il Oscar Cavallari assieme a Sant'Elogato, il mister e direttore sportivo dell'Adriese. Poi qua di spalle abbiamo un allenatore che ha pochissima esperienza, questo con il maglione nero, questo qua. Questo si chiama Antonio Andreucci della Triestina, è qua che non si gira perché sta già pensando alla partita della domenica prossima. Grazie mister. Abbiamo Antonio Marini, nostro grande amico, attualmente fermo in cerca di squadra. Poi abbiamo Silvano Tumiati, che è il attuale mister dell'Union Quinto in promozione, Sergio Ricci Pezzolato, grandissimo ex mister del Rovigo, quello con la camicia bianca è Fabrizio Zuccarin, grandissimo allenatore del Delta Porto Tolle, che tutti ricordiamo che dalla prima categoria ha portato quel paese fino in Lega Pro. A fianco a lui abbiamo Andrea Maniero, che è l'attuale direttore sportivo dell'Abano a Carcio, assieme a Luca Tiozzo, che è l'attuale mister dell'Abano. Quello con il maglione grigio, il penultimo in fondo, è un allenatore che ha allenato parecchie squadre di prima, di seconda, di terza categoria, però ha vinto anche tre campionati di Serie D con Rovigo, Pordenone e Padova. A fianco a lui il suo grande, diciamo, nell'anno che ha vinto il campionato Pordenone, Enrico Cunico, allenava il Marano, era, diciamo, la lotta è stata spasmodica fino all'ultima partita di campionato. Pordenone vinceva a Este, invece Cunico con il Marano perdeva a Monfalcone, di conseguenza regalando il campionato al Pordenone. In fondo a sinistra, Luca, abbiamo
Claudio Ottoni, grandissimo ex capitano del Padova, attuale mister del Fontana Fredda che è in eccellenza friulana. A fianco a lui abbiamo Checco Feltrin, anche lui è ex mister dell'Este e mister dell'Union Pro e del Mestre. Qua abbiamo Max Parteli, attuale mister dell'IA Piave, già ex mister dell'Union Ripale a Fenadora, Antonio Nagliato, direttore sportivo del Legnago. Poi puoi ritornare su di me, Luca, perché l'attuale serata sta iniziando, vi faremo sapere più avanti se ci sono delle novità. Grazie mille, grazie Germano. Grazie a te Nicola, quindi la serata ricordo che potrete vederlo su TV Web e un grazie a tutti gli ospiti e arrivederci a presto, grazie ancora. In studio dopo queste belle immagini che stiamo commentando proprio con gli ospiti in studio, ecco, volevo ricordare grazie alla nostra regia che ha mandato velocemente l'SMS, ne avremo altri che sono arrivati con i saluti, con i complimenti, con gli auguri, ma sono tutti firmati, Francesco di Venezia, dopo uno di, ecco, dopo questo voi vogliamo sempre un saluto, ecco, da Venezia Yolanda, Alice, Francesca. Poi ne sono arrivati altri, comunque non abbiamo molto spazio per mandarli in onda questa sera, siamo leggermente in ritardo, chiedo umilmente scusa, però abbiamo delle altre immagini molto importanti. In settimana si è svolta una gara di Coppa Italia, Alto Vicentino Adriese, andiamo con le immagini sempre a cura di Germano Zerbetto. Grazie regia. Amici sportivi, il buon pomeriggio vi arriva dallo stadio dei Fiori di Valdagno, dove oggi si va di scena l'ottavo di finale di Coppa Italia Dilettanti tra Alto Vicentino e Adriese. Ricordiamo che l'Alto Vicentino nel precedente turno ha sconfitto il Belluno 8-7 ai rigori e prima ancora il Levico per 3-2. Dall'altra parte l'Adriese ha sconfitto il Campodarsego per 3-1 e nel precedente turno a Labano ai rigori per 5-3.
Bene, bene, eccoci di nuovo in diretta dopo aver assistito le belle immagini dell'amico Germano Zerbetto, molto professionale. Complimenti Germano, mi permetto credo di interpretare anche il pensiero dei nostri ospiti in studio. Volevo ricordare Casa Caffè il mercoledì e in radiovisione il venerdì, ore 20 con Claudio Casorati, arte, cultura, sport, spettacolo, ce n'è un po' per tutti i gusti. Mercoledì 21:15 Nicoletta Rizzi presenta Stammi bene Nicoletta. Giovedì ore 21:15 Alberto Salmaso, il Tarlo, altra bella trasmissione qui nel palinsesto del Caffè TV 24. Lunedì ore 21:10 Alessandro Vinci presenta speciale Lega Pro Girone B. Veramente ce n'è un po' per tutti i gusti, Tanta carne al fuoco, direbbe l'amico Giampiero. Dico bene, Giampiero? È vero, Agostino, posso fare una domanda io al presidente? Certo, certo. D'accordo, certo. Veloce, perché abbiamo Cecconello, ma probabilmente ci sarà qualcosa in pentola per il nostro vicario Zanon Florio, presidente. Ma sì. Siamo in chiusura, un minuto dobbiamo rispondere tutti. Allora, qualcuno dice che bisogna contare di più, che si candidano perché bisogna contare di più. In 4 anni... all'unanimità l'area nord ha riconosciuto al Veneto la vicepresidenza di area, il consiglio direttivo del Veneto ha designato a questo prestigioso incarico Florio Zanon, ecco il perché allora abbiamo qui a fianco a noi Francesco Cecconello, che dovrà sostituire, in caso ovviamente di buon esito delle elezioni, il nostro Florio Zanon, a cui auguriamo buon lavoro per il prossimo, ripeto, prestigiosissimo incarico. L'area nord è l'area più importante, come numero di delegati e tutto. Florio Zanon farà il vicepresidente d'area. E gli auguri di buon lavoro, si ha sempre bisogno, dico bene? Sì. Francesco, rapido, un saluto, messaggio, quello che ti senti di dire? Io saluto tutte le società e le invito anche ad andare a votare il giorno 3 di dicembre. Portate tutto quello che avete trovato nella busta, nella raccomandata che vi è arrivata a casa. Ricordo che è un vostro diritto e anche un dovere di andare a votare. Grazie per la tua presenza. Grazie, Francesco Cecconello. Grazie. Florio Zanon, vicepresidente vicario, vai pure. Tocchiamo ferro, sì. No, vicepresidente. Ringrazio il presidente, ringrazio il consiglio per la fiducia che mi hanno proposto. Ma comunque qui bisogna prima che il presidente porti a casa un risultato pieno, perché altrimenti non serve a niente. Comunque ecco, sono orgoglioso di questa loro decisione e il mio impegno non mancherà, come sempre. Comunque fino al 3 sono a disposizione delle nostre società, sarò presente naturalmente al consiglio, all'assemblea, e sarò comunque anche dopo, spero, vicino sempre al Comitato Regionale del Veneto. Bene, grazie e saluto tutti quanti. Anche Sir Florio Zanon. E concludiamo con il presidente Beppi Ruzza. Niente. Prego, presidente. Mi collego a quello che ha appena detto Francesco. È un diritto dovere essere presenti sabato 3 dicembre. Succede ogni 4 anni, quindi ogni 4 anni si può fare anche un sacrificio. Ripeto, cercheremo di essere veloci, cercheremo di non tediarvi, perché ormai vi è stato detto tutto, vi abbiamo detto tutto, venite a votare, è un vostro diritto ma è anche un dovere. Bene, grazie presidente, rimanete comunque sintonizzati con noi, perché tra pochi minuti prenderà il mio posto Marco Russi, che condurrà la parte finale con i commenti, con i pronostici di domenica prossima assieme all'amico Giampiero. Prima di dare la linea agli amici, volevo ricordare che venerdì prossimo parleremo con gli allenatori mister. Bella puntata anche quella di venerdì prossimo. Mentre venerdì 9, purtroppo abbiamo problemi tecnici, non riusciamo a mandare in onda la videata, ma ve la ricordo. Ricordiamo ai nostri telespettatori, il 9 dicembre avremo come ospiti studio a livello internazionale il tenore Christian Lanza e il soprano Silvia Rampazzo. Sono reduci da una grande tournée nell'est europeo, ritornano a Padova 2 giorni, prima di andare in giro per l'Europa faranno Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, un po' dappertutto, verranno a farci visita qui in diretta a Caffè TV 24 venerdì 9 dicembre. Io vi saluto perché grazie davvero ai nostri ospiti, grazie al presidente Cecconello, al vicario, l'amico Florio Zanon, non ci resta che dalla linea alla regia, rimanete con noi, piccoli spazi pubblicitari
e dopo Marco Russi con Giampiero Piccoli. Vai regia. Grazie. Questo appuntamento vi è offerto da... Già che ci sei, il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime. Dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità. Dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie. Dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070. L'associazione commercianti Punto A della città di Albignasego vi aspetta per festeggiare il decimo Natale insieme. Domenica 11 dicembre, negozi aperti, bancarelle, mercatini, natalizi e animazione tutto il giorno. Zampognari, sbandieratori e Luna Park per il divertimento di grandi e piccini. Domenica 11 dicembre in Piazza del Donatore nel pomeriggio il gran concerto del coro gospel Up. Non mancate domenica 11 dicembre. La città di Albignasego vi aspetta al decimo Natale insieme. L'impresa funebre Alibardi di Gianni e Franco è presente dal 1948 nel settore delle onoranze funebri. Offre quindi il massimo dell'esperienza necessaria nell'organizzare qualsiasi servizio funebre. Sarete assistiti da un personale qualificato e serio che vi aiuterà a scegliere la soluzione migliore per voi e per la persona che è mancata, rispettando il delicato momento. L'agenzia garantisce la propria assistenza e consulenza 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per pratiche e servizi di onoranze funebri su tutto il territorio nazionale. L'impresa funebre Alibardi è a Noventa Padovana, in via Valmarana 20, con telefono 049 62 52 78, oppure a Padova, in zona Arcella, in via Bonazza, numero 75, con telefono 049 60 41 70. www.alibardiimpresafunebre.com. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, opera da più di 10 anni a Padova in via San Marco 47, in quartiere San Lazzaro, zona IKEA. CAPA fornisce un servizio altamente qualificato e professionale per la revisione dei veicoli, motoveicoli e anche tricicli. Il consorzio è costituito da più di 20 imprese artigiane appartenenti al settore delle autoriparazioni che si sono unite per garantire alla propria clientela, oltre al servizio di revisione, anche un'attenta e meticolosa messa a punto dei veicoli. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli. Veicoli fornisce anche un efficiente servizio di noleggio auto. Per informazioni su tutti i nostri servizi 049 80 78 411 oppure tramite il nostro sito internet www.caparevisioni.it, mediante il quale è possibile effettuare la prenotazione della revisione anche online. Per fortuna a Padova c'è il CAPA. Romy Stamp di Meneghello e CSNC, specializzata nella produzione di accessori per abbigliamento, calzature e pelletterie. Una grande struttura all'avanguardia con oltre 20 anni di esperienza per la creazione di gadget, portachiavi, oggettistica e articoli di ogni genere. Alla Romy Stamp, quando nasce un'idea, si sviluppa, cresce e il prodotto finito si concretizza in un vero e proprio gioiello di bellezza. La Romy Stamp, con un proprio ufficio di progettazione formato da tecnici altamente qualificati, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mercato. Macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate, con il personale preparato in tutti i reparti, fanno della Romy Stamp di Vigonza una moderna azienda a livello nazionale. Il fiore all'occhiello con importanti realizzazioni di marchi e firme prestigiose a tiratura illimitata. Romy Stamp, in zona artigianale a Peraga di Vigonza, Padova. Telefono 049 89 33 051. In questo periodo di incertezza economica e di stravolgenti cambiamenti, diventa fondamentale crearsi tutele e certezze. Noi della Voltan Assicurazioni, del gruppo Unipol SAI, possiamo garantirti soluzioni efficaci per salvaguardare i tuoi beni, crearti una pensione e per proteggere la cosa per te più preziosa, la tua famiglia. Voltan Assicurazioni, le agenzie vicine a casa tua. Rivolgiti con fiducia nei nostri uffici di Albignasego, Legnaro e Piove di Sacco, professionisti da mezzo secolo.
direttamente a casa vostra le informazioni utili, i suggerimenti, i consigli degli esperti e le novità del settore. Divani d'arredo. La società Divani d'arredo di Torniero e Zenzolo nasce nel 1996 dall'esperienza ultradecennale dei soci Torniero Ugo e Zenzolo Luca. Nel corso di questo decennio, la società, pur conoscendo una continua fase di espansione, ha saputo mantenere tutte le qualità tipiche di un'azienda artigianale. Qualità del prodotto, cura dei particolari, servizi connessi alla vendita dei prodotti, consegna, montaggio, assistenza, creazione su misura. Tra le peculiarità della Divani d'arredo si ricorda la produzione di divani con il metodo Capitolé o la riparazione di poltrone e complementi d'arredo di carattere storico. Alla Divani d'arredo la soddisfazione delle esigenze dei clienti è motivo di vita della stessa società. Un consiglio da non perdere. Divani d'arredo, una garanzia assoluta in casa tua. Una firma prestigiosa per sempre. Divani d'arredo, solo a Campo San Martino, Padova, in via dell'Artigianato 23, telefono 049 96 30 866. Aperto anche il sabato pomeriggio con speciali offerte su tutta la merce in esposizione. Autolavaggi Tris, una sicurezza per la tua auto. L'azienda svolge attività di lavaggio auto e self-service ad Albignasego, Padova e Piave di Sacco. Self-service e box fai da te, unici ad avere 3 fasi su 4 ad acqua calda. Gli impianti dispongono di aree aspirazione e vendita di prodotti in self-service. Per la pulizia d'interno auto si usano esclusivamente prodotti di alta qualità Mafra. Autolavaggi Tris, nuovo e grande il tunnel dotato di spazzole antigraffio e con speciale trattamento di lucidatura. Affidati agli autolavaggi Tris dei Fratelli Viale, centri benessere per la tua auto, nei punti di Albignasego, Statale 16, Piove di Sacco dietro il centro commerciale, a Padova via Po, uscita autostrada Padova Ovest. Autolavaggi Tris, e anche la tua vecchia auto ritorna come nuova. Buonasera, andiamo con l'ultima parte. Agostino mi ha lanciato il testimone colpendomi anche al ginocchio, infatti ho una ecchimosi sul ginocchio sinistro. Andiamo con la seconda parte con la compagnia di Piero, ovviamente il sempre presente, Piero era già presente prima, io mi sono presentato adesso, sono partito come al solito dalla panchina come si soleva fare quando giocavo a calcio. Piero, abbiamo tanta carne al fuoco. Anche pesce, attenzione pesce, sulla griglia. Di acqua ne abbiamo a catinelle, come dicono a Chioggia. Oh, approfitto subito per un grandissimo evento che si terrà presso questi studi il 9 dicembre, abbiamo infatti il tenore Christian Lanza e il soprano Silvia Rampazzo, quindi ripeto, il tenore Christian Lanza, soprano Silvia Rampazzo, ospiti qui in studio il 9 dicembre, quindi una puntatona internazionale perché parliamo di due ospiti, veramente abbiamo l'eccellenza. Non solo, musica. Ma li avremo solo noi qui proprio per questo sì, abbiamo evento. Un'esclusiva, una chicca veramente notevole. Dobbiamo andare subito di corsa, giusto Giampiero? Perché abbiamo. Ma è Marco! Abbiamo molto di corsa, perché abbiamo i vari gironi da presentare. Dovremmo essere in collegamento per. Eccoli qua, puntualissimo Davide, che saluto ovviamente. Saluto anche ovviamente la mia anima gemella Paolo Falferri, leggermente influenzato. Andiamo, Piero, abbiamo delle partite interessanti, abbiamo Ambrosiana Pozzonovo, il girone A di eccellenza. Cosa vedi Piero? Interessante. Sicuramente un Ambrosiana Pozzonovo, ho visto il momento felice del Pozzonovo, ma soprattutto partitissima di Cartello Clodiense con la Belfiorese. Riusciamo un po' a capire effettivamente se sta Belfiorese è in difficoltà e potrebbe essere il colpo definitivo in caso di vittoria della Clodiense. Abbiamo la Clodiense in trasferta in quel di Cartigliano, quindi in terra vicentina, dovrebbe confermare il e vediamo il momento buono, molto buono, però lo diciamo a bassa voce perché dopo magari non vorremmo essere anche portatori di, no, abbiamo solo portato fortuna. Beh, ma Carletto Perone sta facendo bene e quindi deve esserci sempre continuità e confermarsi. Non siamo noi che portiamo fortuna, ma è Carletto che è effettivamente bravo. E Costruzioni Villai dell'amico Costruzioni Romeo di San Martino di Lupoli, azienda storica. Partiamo con eccellenza infatti dell'amico Villai, girone B. Abbiamo il Borgoricco in casa con il Favoro, ma abbiamo anche un bel Sonala Villatori Strana. Le due padovane vanno un po' a confermarsi, devono un po'
rodare il cammino, ma sembra, Piero, che sia più che certo. positivo, no? Sì, e io invece, guarda Marco, c'è una partita particolare, lasciamelo dire, con le notizie che si sentono un po', non è solo Radio Scarpa, la partita con Luna Crocetta, che praticamente fanalino di coda, attenzione, 3 punti frutto di una sola vittoria, con il Treviso che è in grosse difficoltà societarie. Probabilmente sarà questione di giorni per capire se la proprietà cambia di mano, quindi potrebbe essere una partita un po' da tripla. Sì, diciamo anche crisi, che Treviso ha una situazione crisi poco calcistica del Cornuda, crisi economica. Societaria, esatto, del Treviso, staremo un po' a vedere. Poi San Giorgio Serico e Liventina è una partita di cartello, perché ricordiamo che la Liventina è a sole 7 lunghezze, potrebbe dalla capolista San Giorgio Serico, potrebbe rosicchiargli in 3 punti. Se non ci riesce neanche la Liventina, vuol dire che San Giorgio Serico è un rullo compressore. Qualcuno passiamo, già, diciamo con Paolo che qualcuno già prende il sì. Andiamo già al girone promozione C, Italflor dell'amico Favaro, azienda sita in Padova, ovviamente. Qui abbiamo una, veramente un Porto Viro Torre, che è una partita di cartello. È il classico. Partita di cartello, quindi qua da tripla secca. Ho visto un Torre in palla, Dolo Arcella, altra partita. Abbiamo detto le tre prime praticamente. Andiamo, forse corriamo perché siamo veramente in ritardo. Marcato tacchificio. Abbiamo la prima categoria, girone D, come si vince da video. E qui abbiamo un Atletico Conserve Solesinese, che è un'altra partita di cartello, ma qui abbiamo tutte le partite derby, interessanti. È un derby, da tripla, attenzione. Un derby, infatti. E anche il Porto Tolle non è male, quella partita con l'Union Vista, dove potrebbe praticamente staccare il biglietto di 3 punti col fanalino Union Vis. Abbiamo una serie di incontri molto interessanti, come del resto. Passiamo al girone infissi dell'amico Florio appena uscito dagli studi. Guarda qua, attenzione proprio all'Union Canone 2 stelle, partita interessante. E poi sto al Mignasio, sto a Dice Spera che va un po' a corrente alternata, vince, perde, vince. Abbiamo in fondo alla tabellina un bel Vigoli Menese Maserà, che e anche là il Prisco andrà a confermare l'ottimo campionato, più che buon campionato. È un Maserà che al centro classifica, diciamo, può infastidire. Bene, è l'ultimo girone, metto un momento all'amico Romeo che salutiamo. Girone F. E attenzione, perché in questo girone la Juventina Laghi sembra un po' prendere in largo, però poi vedremo, perché qua qualche risultato c'è, qualcosa da dire, lo abbiamo visto a sorpresa, non togliamo le sorprese mai togliere al Motinello nuovo, che potrebbe fare un colpaccio in casa dell'Unio. RSV Galliera Pianese, vediamo, visto purtroppo quella partita Fontanimese e Galliera, proprio recupero che c'è stato, quindi bisognerà capire il Galliera come andrà in campo col morale e se alto, cioè capire se riuscirà in qualche modo a passare questa partita molto delicata che si è avuto. Dovremmo andare, come ci comunicano dalla efficiente regia, con la giornata da dimenticare. Bene. Prima hai fatto un piccolo accenno, adesso abbiamo l'ufficialità sì. di quello che hai un po' anticipato, ma neanche tanto. Impresa Onoranze Trasporti Funebri Brogio. Servizi funebri completi convenzionati con il Comune di Padova. Abilitato al trasferimento salme da abitazioni, cremazioni, specializzato in lavori cimiteriali, loculi, lapidi, fioreria propria per ogni occasione. Reperibilità 24 ore su 24. Impresa Onoranze Funebri Brogio. A Padova, a Cadoniche e a Vigo d'Anzare. Eccoci qua, l'imbarazzo della scelta l'avevo in pratica un po' anticipata. Preannunciato, ma sei stato molto bravo a nasconderla. Dai, però. Juventina Laghi, Luparese
vittoria esterna della Lupanese, impresa proprio della Lupanese di mister Meneghetti in casa della capolista Juventina Laghi. In 10 la Lupanese sotto di 2 reti e quando sembrava ormai tutto facile, ecco la reazione di carattere e di personalità della Lupanese che ribalta completamente il risultato vincendo 3-2. Rosicchia 3 punti e si porta ad una sola lunghezza proprio dalla capolista Juventina Laghi. Vai, Marco. Che i lupi hanno proprio ballato in questa partita. Parliamo di prima categoria, c'è la coppa di prima categoria. Ah, sì, con no, delle sorprese, con degli aneddoti, delle novità. Grazie Marco, hai fatto bene a ricordare perché proprio ci sono stati i sorteggi in il comitato regionale Veneto proprio per il trofeo di prima categoria, quarti di finale, si giocherà mercoledì 1 febbraio ore 20:30. Abbiamo ancora 2 delle nostre padovane che continuano il trofeo che è sempre, ricordo, molto importante. Juventina Laghi in casa ospiterà il Trissino, si giocherà il campo Cittadella Laghi, e il Castel Valdomasi, anche Castel Valdomasi giocherà in casa con le 2 Monti squadra vicentina presso il campo Giacciano con Barucchella a Rovigo. Quindi siamo in zona Rovigotta. Quindi abbiamo ancora la possibilità, tifo un po', sono delegato per Padova, le mie, Marco, padovane, io devo tifare. Per forza. Sono un po' partigiano. Possiamo, vai Marco! No. Ti domando solo una cosa, Piero, che siamo un po' più in velocità, niente, nessuna sospensione ufficialmente dei campionati, no? No, per il momento questo no, molto, e molto bene, se bene stabilito. Qualcosa. Andiamo con l'autoscuola Loris, seconda categoria, girone G, abbiamo qui varie partite interessanti, stanno un po' diciamo delineando quello che è il loro cammino. La mia Trasvettor speriamo che abbia la meglio sulla Eagles Pedemontana, poi abbiamo altri incontri, lascio a te la parola. Beh, attenzione, la classifiche alla attenzione mano. All'Eurocalcio con la Virtus Romano, altra squadra Virtus Romano che potrebbe far perdere qualche punto alla capolista. Olimpia, Tezze su 30, attenzione la nostra Olimpia, vediamo se riesce a portarsi via dal fanalino di coda. Andiamo con la seconda, Flavio Gomme. Cadoneghe, girone H della seconda categoria. Qui abbiamo ovviamente il tuo Bagnoli col Petorazza, partita molto ma molto e poi dirò qualcosa perché c'è stato anche qua il trofeo Veneto di seconda categoria, qui un Bagnoli che vediamo se riesce a riscattarsi, dopo diremo e la Rosolina qualcosa. Va a Stienta con la Stientese, quindi altro incontro qui, beh, gli incontri qui sono ormai non vedo partite tranquille, giusto? No, qui è una battaglia ogni domenica. Andiamo con il nostro Auto Davis, girone Auto Davis di Piazzola sul Brenta, seconda categoria girone I. Qui abbiamo, anche qua abbiamo di che scatenarsi, abbiamo la penultima del tabellone, un bel Valsugana Villafranchese con una Villafranchese, lo dico piano, sta andando bene, ma devo dirlo piano perché ogni volta che parlo succede qualcosa. Poi abbiamo anche l'Union Capo San Martino che va in casa del Ronchi, questa squadra che io conosco, il numero 10 che gioca, speravo che facesse meglio, ecco. Io penso che domenica prossima Curtanolese e Zeta Don Bosco sono ancora lì a punteggio, perché vedo partite che potrebbero rimanere segnare invariate la classifica. Attenzione, proseguiamo. Divani abbiamo d'Arredo, girone L, divani d'Arredo, Campo San Martino, Padova, ovviamente qui abbiamo ovviamente la solita campo, la solita San Martino Saunara, ma la partitissima dov'è a Villanova di Campo San Piero, qui abbiamo il Conevigo che sta facendo bene, Adriano, che ogni domenica, cioè ogni fine settimana, lancia anche il pronostico sul sito del Conevigo, e qui abbiamo appunto una partita molto interessante. Siamo veramente in velocità e quasi, non dico chiusura, ma trattoria al Bosco di Brugine, seconda categoria girone M, questo qua è il girone dei Colli Ugani, no? Attenzione, abbiamo Bassa Padovana, Ganzignano Terme, 2 squadre che lotteranno fino all'ultima per il salto diretto in categoria. Occhio al Torregna che va a 90 Vicentina, potrebbe fare un buon risultato. Un derby. E per Numia Montagnana. Proseguiamo velocemente. Via Contrigarato Insegne, piove di sacco, seconda categoria girone N, quindi siamo ancora ovviamente seconda categoria. Qui abbiamo
ovviamente il girone veneziano con le nostre Scorzè Peseggia per il Vigonza, e abbiamo ovviamente poi l'altra nostra, diciamo, padovana che ospita la Salese. Questa volta un derby abbastanza vicino. Questa volta appunto sul Vigonza che ha preso autostima morale con dei risultati positivi. Di rotta abbastanza. Dai che usciamo dalla nostra padovana importante, e riuscirà importante a tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Andiamo con l'ultimo girone. Reses e Innovation, girone Q della seconda categoria. Qui abbiamo ovviamente un girone dalle parti di Treviso. Non so, adesso qui abbiamo il nostro San Domenico che va contro il Monastier. Come la vedi questa partita, Piero? È abbastanza interessante, dura, ma credo che il Condor rimarrà in vetta. Il Condor rimarrà ancora in vetta alla classifica. Una partita sulla carta, amici sportivi, perché ricordo sempre che tutte le partite si iniziano da 0 a 0 e sempre 11 contro 11, quindi non è che si parte molto avvantaggiati. Guarda, Piero, siamo stati molto bravi perché abbiamo un po' allungato i tempi, però dobbiamo forzatamente chiudere perché i tempi televisivi ci impongono questo. Noi ci vediamo ovviamente venerdì 2 dicembre, e ovviamente venerdì prossimo, quindi entriamo già in dicembre, domani replica ore 16, però hai un'ultima cosa prima dei saluti. Siamo arrivati nei gironi in seconda categoria, quindi posso ricordare che si sono disputati il trofeo Regione Veneto di seconda categoria con qualche sorpresa. Per esempio, non è una sorpresa che il Fratte è andato a vincere a Bolzano Vicentino 4-2, quindi il Fratte continua la corsa. L'Armistizio e Zenda Don Bosco inventa la classifica nel campionato, passa battendo la Bassa Padovana, che non è poco, per 1-0, mister Montoli continua, e la sorpresa viene proprio a Baioli, in casa ha perso col Mosaro, quindi la squadra di mister Loris Conte ha perso per 2-1 ed è stata eliminata. Voto 10 a Piero Piccoli per la velocità, ma soprattutto la precisione. Una buona serata a tutti. Venerdì prossimo, sempre 21-22:30. Buonasera a tutti, alla prossima. Buon ciao. Gioco a tutti. Ciao. Questo appuntamento vi è offerto da Già che ci sei. Il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime. Dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità. Dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie. Dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070.